abbiamo in diretta con noi, facciamo di nuovo gli auguri anche a lui, Luca Sappino. Ciao Luca, ben trovato. Ciao, auguri. Ciao Luca, auguri. Nuovamente auguri. Allora, dicevo, la vita politica non si è fermata mentre noi ci abbuffavamo, non so te. No, è andata avanti con i ritmi natalizi, a dire il vero, sì, quindi sì, con... Sì. Diciamo un ritmo piuttosto lento, ma costante è stato l'andirivieni di Monti, che diciamo si nega un giorno e invece racconta che è pronto l'altro, costante è stato anche diciamo l'andirivieni degli arancioni, come abbiamo raccontato sulle nostre pagine. È un andirivieni in realtà più un'illusione ottica, sembrerebbe, perché noi sappiamo che Ingroia c'è, è candidato, o comunque è impegnato in prima fila nel progetto del quarto polo, che ancora diciamo attende di scoprire, di definire bene il suo destino, perché ancora ci sono le trattative con il Partito Democratico di Bersani, diciamo si annusano come i cani per capire se si piacciono. Si piacciono, no, sicuramente le antipatie sono forti, ma certo anche l'ultima candidatura che arriva nel PD, cioè quella di Pietro Grassi, del procuratore nazionale antimafia, fa pensare che forse è caduto così il tabù dei giudici candidati, e quindi forse anche l'apparentamento con Ingroia si può fare. Una cosa che si risolverà in poche ore, perché l'abbiamo anticipato sul pubblico, il 29 Ingroia darà la lettura definitiva, quindi che tipo di impegno sarà il suo e che tipo di impegno sarà quello del polo, se sarà in definitiva alternativo o no. Mario Monti invece, l'altro che fa avanti e indietro, forse seguendo anche l'andamento delle portate natalizie, tra un passo e l'altro cambia idea, oggi pare diciamo più orientato nel fare il ruolo del padre nobile. Una candidatura in prima persona potrebbe essere un boomerang dal punto di vista dei consensi, e quindi anche lì si aspetta un sondaggio più convincente, non lo so, voi che dite? Ma. Forse. Sì. Non mi sbilancio, dico la verità. Non ne sono pienamente convinto, diciamo così. Comunque, tra l'altro, Luca, al di là della situazione politica, magari parliamo anche del tuo articolo in pagina per domani, io volevo farti anche una domandina qui su quello che invece hai scritto oggi, che è uscito oggi sul pubblico, e vedo che c'è un po' un consuntivo dell'anno horribilis, questo 2012, c'è ben poco da festeggiare, no? I precari vanno tutti a casa, allora delle percentuali spaventose. Adesso salto un po' di palo in frasca, passando da Ingroia, da Monti, insomma, il collegamento mi viene abbastanza facile. Ma guarda, in frasca mica tanto, perché diciamo le riforme di cui noi contiamo i danni, è il vero senso della parola, le ha fatte il governo Monti, le hanno votate i partiti che sostengono questa strana maggioranza, ma maggioranza, perché poi si può diciamo fare tutti i distinguo dal caso, il PD o il PDL, oggi Berlusconi anche dice che lui non c'entra niente, ma poi insomma i voti in Parlamento da qualcuno sono arrivati, e noi proviamo a raccontare un po', noi insieme in realtà seguendo il lavoro della CGIL, sì, del sindacato dei precari, del NIDIL, che ci racconta che il 26% dei neoassunti giovani nel 2012, solo il 26% possono vantare un contratto a tempo indeterminato, e il diciamo paragone col 2007 è abbastanza impietoso, perché all'epoca il 33% dei neoassunti, quindi al primo contratto, vantava già un contratto a tempo indeterminato. Uno su tre, adesso uno su quattro, insomma. Mamma mia, esatto, cambia la statistica. Sì. Esatto. 10 mesi e mezzo era la durata media nei contratti, sempre rispetto al 2007, stiamo parlando di 4 mesi in meno, anche lì non poco, quindi della soglia dei contratti precari. Noi proviamo a dire oggi, insomma, numeri alla mano, che quindi quei ragazzi che magari sono tornati a pranzo dai parenti e che le mamme hanno visto un po' scontenti perché sai il lavoro va così così, adesso mi scade il contratto, non sono giovani mammoni, bamboccioni che si lamentano, sì, insomma, no, sono i numeri di questa statistica, perché purtroppo la crisi è anche questa, la crisi è accorgersi che le statistiche non sono più i numeri che vedi diciamo al telegiornale, che riguardano qualcun altro, quando la forbice si allarga così tanto, i numeri coinvolgono la tua vita o comunque la vita di un tuo familiare, di tuo figlio, di un tuo genitore,
come nel caso degli esodati. Eh sì, che poi si inventano le nuove terminologie, no? Le nuove parole, esatto. Gli esodati. No, sì, assolutamente. Ma vabbè. Come era precario, no? Parola esatto. Qualche anno fa. Esatto. No, e per quanto riguarda domani, invece, Luca, cosa troveremo sulle colonne? Guarda, io domani seguo un po' le primarie di CEL, perché non solo il Partito Democratico, le parlamentarie, chiamiamole così, perché servono a eleggere i candidati alla Camera e al Senato, non solo, non le fa solo il Partito Democratico, che bene ricordare, si vota il 30 dicembre, ma vota anche CEL, e proviamo a raccontare quelli che sono i candidati dei territori, facciamo un po' una panoramica, non so, ci sono Marco Grimaldi, un giovane consigliere a Torino, Maria Pia Erice, che è una disegnatrice in Sicilia, insomma raccontiamo un po' quali sono i profili e raccontiamo, intervistiamo quella che ci è sembrata una candidatura molto importante, cioè quella di Simonetta Salacone, che è la dirigente scolastica della scuola Iqbal Matic del Prenestina, la scuola più multietnica della città, insomma, che chi diciamo sei attento alle cronache, alle battaglie della scuola, se pensate contro la riforma Gelmini, ma anche adesso contro i tagli del governo tecnico, diciamo, è sempre stata in prima linea. Lei si candida nel collegio di Roma e a noi di pubblico dice: io porterò la scuola in Parlamento. Poi noi che siamo insomma sostenitori comunque delle buone istanze, ma un po' polemici, le chiediamo conto del fatto che anche CEL fa un suo listino bloccato in cui ci sono persone che non si sottopongono al vaglio delle primarie, ma che parteciperanno, avranno lo stesso il loro posto in lista, sono dirigenti di partito soprattutto, ma anche una quota civica. Lei ammette, in effetti, la quota civica potevano essere invertiti i rapporti, diciamo. Paolo, altre curiosità? No, se no salutiamo nessuna. Luca, nessuna. Luca, ti ringraziamo per l'intervento. Grazie, ti leggiamo domani. Come spiegavo dalla redazione vostra, la redazione nostra è in forza a ridotte, perché insomma le feste sono quelle che sono, quindi cerchiamo di fare il giornale così in 3-4. Siamo nel clima natalizio. Eh sì. Allora ti auguriamo buon lavoro, caro Luca, e buona a serata. Voi. Ciao Luca. Ciao.